Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo insieme come preparare al meglio la pasta con aglio, olio e peperoncino. È veramente una pasta molto semplice, ma allo stesso tempo, quando praticamente non ho nessuna voglia di cucinare, tendo a fare appunto questo tipo di pasta. Allora, iniziamo dall'aglio. Vado a prendere un aglio a persona, ok? Poi a me il sapore piace tanto come l'aglio, però quando vi lascia un cattivo odore, ecco, sulle mani, che poi vi dura veramente settimane, quindi vi consiglio di mettere dei guanti se vi dà fastidio. E poi vado semplicemente a tagliarla a pezzettini. In questo caso vado ad utilizzare questo che è per l'aglio. Se non lo avete, basterà appunto tagliare a pezzettini più piccoli possibili, così riuscirete anche a mangiarlo. Se poi ovviamente non vi piace l'aglio ma vi piace il sapore, basterà appunto tagliarli a pezzi grandi, così poi li potete togliere. Altrimenti lo schiacciate e lo andate a mettere sull'olio e poi lo potete togliere in base a i vostri gusti. Io vi faccio vedere quello che faccio io di solito, ok? Sbucciato, faccio lo stesso con l'altro. Devo fare il sugo sia per me che per mio marito, e il gioco è fatto. Questa è la pasta che ho mangiato praticamente tutta quest'estate al lavoro. Dopo appunto il servizio mi facevano una delle paste che preferivo, era appunto questo, ed era veramente uno spettacolo, perciò ho pensato che magari poteva ispirare qualcuno, ecco. Se non vi piace l'aglio, potete sostituirlo tranquillamente con la cipolla. Secondo me potrebbe venire buono. Allora, dopodiché ci trasferiamo sui fornelli. Quindi, mentre l'olio si sta facendo, noi andiamo a tagliare anche il peperoncino, che potete abbondare o meno, in base ai vostri gusti, e soprattutto io li ho presi ovviamente interi perché li vado a tagliare e poi si mangia appunto tutto, che poi andrò a riscaldare un po' in pentola insieme all'olio e via. Ovviamente se volete lasciare solo i semini andrà bene, però insomma come preferite. Io vado a mettere così perché il piccante mi piace, non troppo, però così secondo me ci sta. Ne ho messi 3/4 interi da tagliare appunto a pezzettini, e gioco è fatto. Procediamo quindi ad accendere il fuoco e mettere l'olio, ok? Quando sarà bello caldo andremo ad aggiungere il resto del nostro condimento. Devo fare due sughi, quindi abbondo un po' con l'olio. Ho messo già l'acqua, quando inizierà a bollire metteremo sull'acqua. Ovviamente mio marito è celiaco, quindi vado a fare due pentole diverse. E già che è fatto. Ovviamente non fatelo riscaldare troppo, altrimenti quando andremo a mettere l'aglio si brucerà in 0,2 secondi, mi raccomando. Quindi caldo sì, ma non bollente. Ok, dopo circa un paio di minuti, vedete che sta già cambiando colore, andiamo ad aggiungere l'aglio. Ok, facciamo un po' soffriggere leggermente e possiamo toglierlo dal fuoco. Sta bollendo l'acqua, aggiungiamo la pasta, rigorosamente linguine, ok, perché quella lunga è sicuramente molto meglio, almeno per me, poi potete usare quello che preferite. E lasciamo cuocere per i minuti necessari. Quando mancheranno pochi minuti alla pasta, ok,
torniamo a mettere poi la pentola con l'aglio sui fornelli e facciamo cuocere per altri 2-3 minuti con il peperoncino. Il gioco sarà fatto. Ok, accendiamo il fuoco. Rimettiamo qui per qualche minuto e aggiungiamo anche il peperoncino. Dopodiché trasferiamo la nostra pasta qui dentro. E il gioco è fatto. Sentite, quando inizia a far così, potete già spegnere perché è già cotto. Così non rischiamo di bruciare, ok? Via. Spegniamo e quando finisce la cottura della pasta, anche di questa, facciamo tutto. Ok. Prendiamo la nostra pasta e la trasferiamo direttamente qui. Così mantiene anche un po' di acqua di cottura. Nel frattempo qui l'ho già fatto, vedete, con la pasta senza glutine. Poi basterà mischiare, il gioco è fatto. Ok. E andiamo a mischiare per bene. Guardate un po', ha un profumino pazzesco. Impiattiamo e buon appetito a tutti. Ovviamente se provate a farla fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta o se lo fate in modo diverso, sono curiosa di saperlo. E io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Ovviamente, come un ultimo tocco, vado a mettere un po' di peperoncino. Solo i sementini per capirci. E voilà. Mamma mia, che profumino pazzesco! Ciao a tutti!